trasmissione. Abbiamo un ospite, come già ti anticipavamo all'inizio della trasmissione. Gioco di parole, ho ripetuto, ma lui viene sempre a trovarci. Sempre. E oggi veramente alla grande, ritornato dal vivo. Signori e signori, ladies and gentlemen, ce l'abbiamo solo noi! Col carisma, signore e signori, Mario Di Paolaro! Dai Mario! Buonasera a tutti! Piacere! Lui è un ospite, io sono un ospite, facciamo due ospiti! Bravissimo! In questa casa ci sta! Dico giusto! Cosa dici tu? Perfetto, perfetto! Allora! Sono tornato, le vacanze. Hai le cuffie se vuoi! Ho le cuffie, bravo! Quello di Wandy, quello di prima! Esatto! Oh, si sente! Senti che roba! Beh, allora, ti presentiamo Fabrizio Nori. Piacere, sei Telestino? No, no, sono di Paolaro, però un po' andato di qua, un po' di là, ho perso l'accento. No, ma è un tipo strano, mi ha fatto un gioco nella mano. Buono, tu devi sempre interpretare. Allora, non è che sono strano anch'io, ma non in quel senso. Ma abbiamo qualche dubbio, eh. Allora, cosa volevo dire? È finita le vacanze, ragazzi! Guarda, due settimane fantastiche, sono stato in Emilia di Romagna. Emilia Romagna, sì. A Pinarello, un bel posto, poi le ho messo su un'azienda. E cosa ridi tu? Cioè, è vicino a Cervia? Sì, freddo comunque. Fa sempre freddo, perché con il Paolaro io. Si non mette che giacca sotto che sta. Stanno mai freddo. Poi con l'aria condizionata che c'è qua dentro ti prendi un refrattore, no? Ma di la verità che tu ti metti quello perché qua c'è l'aria condizionata. Sicuro, no? Comunque l'ho preso giù da basso, qui un negozietto. L'hai già detto. Sono partiti i saldi, hai ragione. No, no, questo è già dal 94 che ce l'ho questo. Allora, la naftalina. Vediamo il dunque, di cosa ci parli oggi? No, l'ho lasciato là, ragazzo, sai che ho messo su la... Pulcino Pio. L'ho lasciato là, Pulcino Pio. Di cosa vi parlo oggi? Niente, è tornato, sono finito le ferie, sono andato al lavoro, no? Sì. Difficile, no? È un trauma. Un trauma perché le viti non si abitavano, perché lui non sa cosa fare. No, lavoro per l'Arredo Meno, non so se conosci, mobili. Mobili, no, l'Arredo Meno, magari conosci quell'altra. L'Arredo Più. No, siamo quelli meno, no? Aspetta, fammi un primo piano. Checco. È già la seconda volta che ci scappa, non è un caso, pensaci tu adesso. Ci serve lo sponsor, parlo io con la signora, vi aspetto. Allora andiamo un po'. Allora, sono tornato, le viti non si abitano, i bulloni non si bullonano, si la giorno a taccia, no? Sono arrivato a mezzogiorno finalmente. Ora di mangiare, andiamo in mensa, no? Sì. È la cattiva sorpresa. Ma cioè, ci stava un'asta qui, ve lo dico io, asta poi a porco. Bene, girati un po' per le telecamere. Ah, qui da questa sposta, ce n'è una anche lì, là, è mica facile. No, ma il porco è sacro, Sono d'accordo con te, soprattutto dopo mangiato. No, beh, allora staremo degenerando alla grande. Allora, cosa hai inventato la nostra amica, vi aspetto là? Cosa hai inventato? Luglio, agosto. Sì. Menù vegano! No! Perché fa caldo? E allora, se fa caldo. Vedo Fabrizio molto contento. Allora, perché avete la mensa al lavoro? Abbiamo la mensa al lavoro. Ci ha fatto un menù vegano. Come prima cosa, allora c'erano. Il primo erano degli spaghetti con il ragù di tofu. Adesso, in questo caso, te lo faccio alzare te, metti un bel hashtag, giù del simio, come si fa a fare un ragù di tofu? Guarda, io l'ho mangiato. Com'era? Non so, non sapeva di niente col pomodoro, cosa vuoi che ti dica? Si può dire porco tofu? Porco tofu. Però in questo caso, cosa dici tu? Dico giusto, dice giusto, sì, dice porco giusto, tofu. Dice giusto. Allora, no, dopo di secondo ti ha preparato una roba alla piastra, che tu sei bravissimo a fare la roba alla piastra. Tofu no però, No, non ti ha preparato un seitan. Già il nome mi mette, è presente quando io monto le antine, no? Ecco, il seitan la stessa roba, solo che è saltato la piastra. Ma scusami, in questo caso dico giusto, cosa dici tu? Giù da seitan, porco seitan, porco seitan. Ma ci stava anche un hashtag Dio Vescul. È incredibile, incredibile. Bene, insomma, non ho mai visto Fabrizio Noni così male che senti, io la mando via, ci vieni a fare una settimana di mangiare tu? Ma io se mi date una griglia, torno che grigliamo. Ecco, allora, non so, se mi posso
Però con la carne è una griglia. No, sono di Paolano. Scusa, non so dire Trieste. Allora, posso fare giusto un secondo un appello? Vai, signorina, vai. Vi aspetto. Per una settimana ci aspetta lui. Cosa dici tu? No, proviamo. Bene, un grande applauso al mare di Paolano. Ciao. Volevo salutare le signorine anche. Subito. Soprattutto la seconda, che è già un'età più potabile. La prima è d'arresto lì. Mandi! Bene, si conclude qua la prima parte, c'è un giro di boa praticamente. Questi sono i nostri personaggi, benvenuto, adesso posso dirtelo alla radio a pezzi.